Storia, cultura, spirito di sacrificio, volontà, bellezza, elementi racchiusi in uno scrigno che ieri sera si è aperto e ha mostrato tutta la sua luce all'Italia. Bobbio ha sbaragliato la concorrenza aggiudicandosi il titolo di Borgo dei Borghi 2019 e lo ha fatto conquistando i giurati e il pubblico dell'ultima puntata della trasmissione di Rai 3, nel corso della quale per il 7° anno è stato votato il borgo più bello d'Italia. Dopo il verdetto positivo, cittadini e commercianti si sono riversati nella piazza del paese sotto il municipio per festeggiare e ringraziare il comune del lavoro portato avanti negli anni. C'è stato un tripudio ovvio di persone che si sono precipitate in comune, la strada è invasa, la piazza è invasa di persone che volevano festeggiare con noi. La vetrina di Rai 3 ci porterà tantissimi turisti che vorranno venire a vedere questo nostro bellissimo borgo. Perciò noi dobbiamo essere bravi a far presentare il borgo sempre nel migliore dei modi, in ordine, pulito e sicuramente con dei servizi all'altezza. Il presidente della giuria, Filippo Daverio, oltre ad assegnare al borgo piacentino il suo voto, ha addirittura auspicato di eleggere Bobbio capitale d'Europa. Si attende una vera e propria invasione di turisti che di riflesso visiteranno l'intera vallata, da qui la necessità di lavorare tutti insieme. Sono convinto che insieme ai commercianti, che sono parte importante di questa filiera che noi abbiamo cercato, l'abbiamo definito il brand Bobbio, ma parlo di brand Valtrebbia perché Bobbio è capitale della Valtrebbia e se attrae turismo Bobbio lo attrae anche la Valtrebbia, perciò io credo che questo debba essere l'impegno che noi dobbiamo prenderci anche con gli altri amici sindaci. A rappresentare in studio il paese c'erano due brillanti studenti universitari della Cattolica di Piacenza, Giulia Chiapparoli e Matteo Bianchini. Non sono mancati gli apprezzamenti da parte della presidente della provincia Patrizia Barbieri, una vittoria che permetterà alla città di Bobbio di farsi conoscere in tutto il paese, esportando tradizioni, cultura e piacentinità, ha sottolineato la Barbieri.